Salve a tutti, buon inizio. Io sono Antonio Cerroni, per chi non mi conosce, un membro del Magister Club. Il Magister Club è un team creativo e formativo della Farmanit. La Farmanit è un'azienda che produce prodotti per parrucchieri e non solo. Naturalmente noi tratteremo quello che oggi ci interessa nel nostro settore. Io ho precedentemente fatto un taglio che non so se vi ricordate, era l'unione di due tecniche, una disengage, quindi unire più tecniche, e unendo queste tecniche avevo fatto un taglio corto, molto corto sotto, con sopra più lunga, con una parte sopra molto più lunga, dove era molto disconnessa il taglio l'uno dall'altro. Questa volta farò la stessa tecnica, utilizzerò, quindi utilizzerò la tecnica della trama, che è una tecnica che ho utilizzato sulla sommità della testa, la tecnica della rotazione, che l'ho usata sulla parte sottostante della testa. Riutilizzerò la stessa tecnica. Perché riutilizzerò la stessa tecnica? Farò la stessa tecnica, naturalmente il risultato diverso. Per farvi capire che con queste tecniche ci possiamo fare di più di quello che noi vediamo all'interno della formazione. Cioè, facendo lavorare la nostra immaginazione, possiamo creare qualcosa di nostro, personalizzato, quindi fare lavorare la nostra unicità. Un'altra cosa che volevo aggiungere che quello che io vi farò vedere naturalmente sono dei passaggi che noi dobbiamo rispettare. Le lunghezze possiamo scegliere qualsiasi tipo di lunghezza. Quindi, cambiando lunghezza, cambiando il trasporto dei capelli, semplicemente andrò a cambiare tutto il taglio. Io innanzitutto vi rimostro di nuovo le mie divisioni. Vedete bene, ho creato nella parte posteriore, ho creato 5 divisioni. Nella parte laterale due divisioni, quindi due, una sull'orecchio, una sulla parte temporale, e cinque da orecchio a orecchio alla parte posteriore, una, due, tre, quattro e cinque, una sull'orecchio e una sulla tempia. Naturalmente questa volta andrò a creare un taglio molto più lungo, scalato sopra, molto più lungo. Quindi rispetto all'altra volta, che cosa cambia? Che prima c'era la parte corta che andava a coprire, la parte lunga che andava a coprire la parte corta. Adesso sarà il contrario. Sopra sarà la parte corta e sotto sarà la parte lunga. Inizierò a tagliare la parte sottostante. Essendo due tecniche diverse, dovrò creare l'inizio, la durata e la fine nella parte e l'inizio, la durata e la fine sull'altra tecnica sovrastante. La tecnica sottostante, come già abbiamo detto l'altra volta, la scorsa volta, è la tecnica della rotazione. La tecnica della rotazione è una tecnica di scalatura che segue la forma della testa ma rispetta i pendici. Quindi, in questo caso, io la vado a personalizzare, quindi delle volte andrò anche a rispettare la forma della testa. Allora, ho applicato in due fasi, ma lo riapplico di nuovo. In due fasi è un leave-in, un condizionatore senza risciacquo. A due fasi bisogna shakerarlo e quindi poi applicarlo, serve per dare più pettinabilità ai capelli, divisioni più precise in relazione al capello. 5 sezioni. Inizio da quella centrale posteriore. Quindi centrale posteriore. Prendo questa sezione in un unico segmento. Pettino. Lascio la lunghezza, decido quando voglio tagliare, taglio leggermente scalando, quindi la parte sopra più corta, man mano mi allungo. Questo è personale, chi lo vuole più evidente e chi meno evidente. Io taglio all'incirca dai 10 ai 12 centimetri, cercando di lasciare quasi tutta la lunghezza. Toccherò un po' le punte, essendo la testina ha le punte molto sfinite, quindi devo rifinire un po' le punte. Prima sezione tagliata, la ricontrollo, vedo se le lunghezze mi stanno bene, se la scalatura mi sta bene. Ancora un altro po' più scalato, voglio. Ok. Prima sezione abbiamo tagliata, ed eccola qui. Prima sezione tagliata. Quindi adesso vado a tagliare la seconda sezione sulla destra. Questa volta la guida è solo visiva. Prendo la sezione precedente, la controllo. Vi ricordate anche l'altra volta? Soltanto tagliavo più corto, adesso sto tagliando più lungo. Prendo la sezione precedente, una piccola ciocchetta, l'avvicino, non è che la trasposto, l'avvicino solo per capire dove devo tagliare. La
la sezione successiva. Quindi l'avvicino, preso le misure e taglio. Terza sezione. Nella terza sezione andremo a lasciare un drop. Che cos'è un drop? Un drop, forse l'ho detto anche l'altra volta, ma lo ripeto, un drop è una sezione più lunga o più folta o più pesante rispetto a tutto il resto del taglio. In questo caso io il drop ho bisogno non tanto un drop di lunghezza, ma un drop di pesantezza, perché posso svuotare troppo dietro l'orecchio. Quindi prendo la terza sezione dietro l'orecchio e la divido in due segmenti. Uno sopra e uno sotto. Quello sotto non lo tocco e quello sopra lo taglio. Come lo taglio? In base alla lunghezza della sezione precedente. Taglio leggermente ad uscire anche questo segmento e lascio il secondo segmento della terza sezione, la lascio senza toccarlo. Quindi poi passo alla quarta sezione, cioè quella alla sinistra della sezione centrale, e anche questa sezione la taglio in un unico segmento, prendendo sempre in considerazione una piccola ciocca della sezione precedente. Taglio leggermente ad uscire. Ed ecco qua, tagliata la quarta sezione. Quinta sezione, quella di nuovo taglio orecchio in base alla sezione precedente. Quindi prendo e lo taglio. Ok, a questo punto ho tagliato tutte e cinque le sezioni posteriori. Una volta tagliate queste sezioni posteriori, controllo il taglio e le ridivido di nuovo. Sono rimaste le due sezioni sul laterale, quindi una sull'orecchio e una sulla tempia. Stessa cosa, una sull'orecchio e una sulla. Queste sezioni non le tocco, non le taglio, le voglio lasciare piene e lunghe. Quindi, una volta individuata la sezione guida e creata la linea di taglio, passo alla texture. La texture per noi è una scienza esatta, quindi non la lasciamo a caso. In base a come abbiamo tagliato, andiamo a texturizzare sezione per sezione, segmento per segmento. Naturalmente la scelta delle forbici è sempre personale, poi bisogna sempre vedere dove facciamo questo lavoro, se il capello è grosso, medio, fino, riccio, liscio, biondo, nero. Quindi in base alla costituzione del capello noi utilizzeremo la forbice più adatta, oppure in base al nostro risultato noi utilizzeremo la forbice più adatta. Io sto utilizzando la forbice a 8 denti. La forbice a 8 denti ci permette di creare una texture leggermente aperta, rimuove il 50% della massa e diciamo in alcune sezioni andrò a dare più colpi, in altre sezioni meno colpi, in base a quello alla quantità di capelli che mi trovo. Su una testina è più o meno regolare, ma su una testa diciamo naturale non è così naturale, quindi dovremmo dare più colpi e meno colpi in base a quello che noi ci troviamo. Quindi iniziamo con la prima sezione centrale, la divido in due segmenti e inizio a texturizzare. Inizio a texturizzare all'incirca della metà della sezione, cioè se c'è una metà di 10, una sezione lunga 10 cm, inizierò a texturizzare a 5 cm, quindi la metà. Ma posso entrare di più o posso rimanere più fuori, quindi questo in base a quello che io voglio ottenere. Quindi inizio a texturizzare. Quindi, come vi dicevo prima, per noi la texture è una scienza esatta e non va lasciata a caso, perché se è una scienza che funziona non bisogna lasciarla a caso, perché funziona, sennò poi ce la ritroviamo. Poi per noi la texture diciamo che è la parte più importante del taglio, perché è la parte tridimensionale. Quindi abbiamo parlato di dimensioni la scorsa volta, la prima, la seconda e la terza dimensione.
ci rendiamo conto che la terza dimensione è la più importante perché è la più visibile agli occhi e di solito è quella che viene lasciata più a caso. Adesso sono sulla terza sezione, vedete dove avevo il drop, quindi che cosa ho qui? Ho un piccolo segmento che è corto, un altro segmento che è più lungo. Vado a integrare prima il segmento più corto, sempre a metà, mentre al segmento successivo, quello più lungo, vado a integrare in base alla lunghezza che ho lasciato il segmento precedente. Quindi qui vado a integrare leggermente questa sezione. Ok. Passo dietro, quindi continuo a fare la parte posteriore. Sono sulla quarta sezione, unico segmento. Secondo segmento e sono di nuovo sulla quinta sezione, quindi di nuovo dietro l'orecchio. Anche qui, come vedete, abbiamo questa sezione che è, questo segmento che è più corto e questo che è più lungo. Quindi inizio a texturizzare prima il segmento più corto e poi vado su quello più lungo. Dove inizierò a texturizzare il segmento più lungo? Alla fine del segmento precedente. Ok, una volta texturizzata la parte posteriore, inizio a texturizzare i laterali, quindi la sezione sopra l'orecchio, la sezione temporale. A che altezza andremo a texturizzare questa sezione? In base alla sezione precedente, al segmento. Al primo segmento della sezione precedente, cioè quello corto. Ok, lo vedete qui e inizierò a texturizzare a questa altezza. Ok, seconda sezione, anche qui. Texturizzo. Passo dalla parte opposta e ripeto la stessa cosa. Quindi, segmento temporale, ultimo segmento sottostante e texturizzo. Una volta fatto questo, la texture si passa alla parte finale del taglio. La parte finale del taglio sono i perimetri. Io i perimetri li posso tagliare o con la forbice da taglio, posso decidere di tagliare con la forbice da taglio, oppure di solito io uso molto la 35 denti sul perimetro perché mi dà diciamo, un perimetro non proprio netto, quindi vado a rompere quella linea solida leggermente più matto, vellutato. Quindi vado a fare il perimetro. A pulire questo perimetro, diciamo. Pulisco questo perimetro. Quindi sto pulendo il perimetro, ma lo voglio lasciare abbastanza primato, abbastanza sporco, non lo voglio fare troppo netto. Questo è sempre una questione di gusti, potevo utilizzare la forbice da taglio e farlo pari, dritto, di applico un po' di due fasi. Un prodotto che si può riapplicare continuamente perché non ingrassa i capelli, non appesantisce, non lascia residui, ma dà idratazione e pettinabilità al capello. Ok, rigiro la testina, vi do una controllata nel verso mio. Ok, do qualche colpo dove vedo un po' più di pesantezza. Meglio dargli un'occhiata perché poi non riandrò più sui perimetri, a meno che
avere asciutti, andrò a controllare. Quindi ecco perché ho speso 2 minuti in più adesso a fare il perimetro, perché poi me lo ritroverò dopo. Quindi una volta che ho tagliato la parte sottostante, andrò a ricontrollare solo una volta asciutto se ho bisogno di togliere un po' di fase di pesantezza. Vado a isolare la parte sottostante per iniziare a lavorare sulla parte sovrastante. Applico un elastico e inizio a fare, vi ricordate la tecnica della chiama? La tecnica della chiama è una tecnica ispirata al mondo sartoriale. Qui veramente parliamo di taglio sartoriale vero e proprio applicato sui capelli. Come? Sappiamo che la stoffa, quindi la trama, l'ispirazione sta dalla trama della stoffa. La trama della stoffa sono tutti i fili incrociati in questo modo e così si forma una stoffa. Quindi il sarto sa benissimo che se taglia questa stoffa dritta si inizia a spirare, quindi rovinerà tutta la parte restante della stoffa. Quindi il taglio che andrà a fare un sarto su qualsiasi tipologia di stoffa è sempre in diagonale per non far spirare questa trama. Noi questa trama l'abbiamo ripostata in maniera leggermente diversa, ma più o meno lo stesso significato, perché comunque sia una sezione va di obbligo da una parte, una va di obbligo dall'altra, ma comunque sia il taglio, anche se ha queste sezioni disconnesse, comunque sia il taglio risulta abbastanza omologato, cioè nel senso che i due tagli si vanno a omologare. Devo decidere se fare una riga a destra o una riga a sinistra. Di solito sulla testina mi gira bene la parte destra. Però non avrei fatto il contrario se avrei avuto la riga dall'altra parte, quindi non c'è problema. Vado a ricreare i miei quattro, vi ricordate, i quattro triangoli inversi, uno inverso dall'altro. Adesso ve li mostrerò. Voglio prima dividerla e poi le dimostrerò. Allora, inizio dalla prima sezione. La prima sezione, su un taglio così lungo, posso decidere di farlo, di alzare e quindi andare in diagonale, come abbiamo già fatto, e quindi creare un ciuffo. Farlo più corto o più lungo, quindi creare o un ciuffo più lungo o una frangia in diagonale, addirittura se la facciamo ancora più corta, o un ciuffo. Così rimane anche un'apertura, oppure addirittura posso scegliere di non toccarlo, cioè di texturizzarlo sopra e lasciare tutta la pesantezza davanti, in base a quello che io voglio ottenere. Quindi in questo caso io non voglio né, voglio una leggera apertura, ma sulle punte, non la voglio così aperta, non voglio né un ciuffo laterale e quindi non voglio né una frangia laterale, voglio lasciare tutta la lunghezza. Quindi il primo triangolo non lo tocco. Il primo triangolo, se io lo toccavo, lo tagliavo dalla parte più larga, quindi l'avrei tagliato da questo lato. Quindi significa che la seconda sezione la devo tagliare da quest'altro lato, quindi devo tagliare in questa diagonale. Quindi taglierò la seconda sezione in questa diagonale, la terza in quest'altra e la quarta dietro in quest'altra diagonale. Quindi la prima la lasciamo, abbiamo detto. Seconda sezione. Posso decidere di collegarmi al taglio sottostante, ma posso anche deciderlo di farlo apparire in maniera totalmente distaccata. Quindi io non prendo le misure sulla parte sottostante, ma decido di tagliare all'incirca dai 10 ai 15 centimetri, spostare in base alle vostre lunghezze. Leggermente in diagonale questa volta. L'altra volta ho tagliato un po' più dritto, questa volta un po' più in diagonale, voglio mangiare un po' più di lunghezza sulla parte più lunga.
quindi ho tagliato il secondo segmento, lo riavvolgo, quindi non lo disfo, anzi faccio una cosa, lo fisso con l'acqua e vado avanti. Allora, devo tagliare adesso la terza sezione e la devo tagliare da questa diagonale. Quindi o vado io davanti la testina o davanti la cliente o davanti la modella, oppure in questo caso della testina posso girarla. E quindi sto tagliando adesso la terza sezione. E la taglio in diagonale, anche qui la stessa lunghezza. Ho tagliato la parte opposta, quindi dai 10 ai 15 centimetri, all'incirca 12, e tagliamo. Ok, lo riavvolgo anche qui e lo fisso. Adesso siamo sulla quarta sezione, l'ultima, quella dietro sulla muta, che la devo tagliare con questa diagonale, quindi mi rigiro la testa. La prima non... La seconda l'ho tagliata in diagonale da destra verso sinistra, da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Quindi prendo l'ultima sezione della parte posteriore, anche qui la diagonale all'incirca dai 10-12 centimetri all'incirca, e taglio in diagonale. Anche qui riavvolgo, non dispo. Ho creato la linea di taglio, quindi l'inizio. Adesso devo creare la durata, che è la texture. La texture continuo con le 8 e inizio questa volta. Posso iniziare anche dalla parte posteriore. Iniziando dalla parte posteriore, la texture questa volta non la faccio in diagonale, la faccio dritta. Quindi guardate la sezione come è diagonale tagliata. Vedete, tagliata in diagonale, però io la textura la devo fare dritta, quindi a questo punto entro all'incirca della metà della lunghezza più corta e texturizzo. Seconda sezione, anche qui vedete in diagonale, ma io entro dritto. E quindi texturizzo anche la seconda sezione, vado sulla terza sezione e anche qui texturizzo primo segmento, secondo segmento e poi vado sulla sezione quella lunga e vado a texturizzare. Vado a texturizzare in base alla parte più corta della sezione precedente. Quindi andiamo a texturizzare a questa altezza. Poi naturalmente la devo riaccordare con tutti i perimetri. Perfetto. Per noi la texture è una scienza esatta e quindi quando vedo delle zone molto più pesanti, tipo qui, vado e intervengo solo in quelle zone. Ok. A questo punto sciolgo la parte sottostante. Pettino. Ho fatto una leggera apertura sul davanti, leggerissima. E una volta asciutto vedremo se dovremo raccordarla di nuovo. Ok, forbice a 35, do giusto una leggera pulita per accompagnare. A questo punto andrò a applicare uno styling per la preasciugatura. Ho creato il cocktail con questi tre prodotti, che sarebbero il Crystal Serum, l'Amino Silk e il Curl Designer. Il Curl Designer è un prodotto che mi dà separazione. Ok? E quindi voglio molta separazione, voglio vedere almeno tutta la texture creata con la 8 denti, che i capelli che si dividono, che si ammazzettino, che si formano le ciocche a cianca, a forma di cianca. Quindi
Quindi il carro mi serve per avere una divisione dei capelli maggiore. La Milosil, diciamo che è un anticrespo per eccellenza. Quindi questo anticrespo mi va a richiudere leggermente le squame del capello e mi fa apparire il capello molto più lucido, naturalmente enfatizzando questa lucentezza col Crystal Serum. Quindi applico un cocktail di tre prodotti. Naturalmente noi abbiamo creato anche delle schede tecniche come creare i cocktail e abbiamo messo naturalmente i principali, i cocktail possono essere infiniti. Naturalmente noi abbiamo messo all'incirca una decina, 10-15 cocktail, adesso non mi ricordo, di come si possono abbinare questi prodotti. Tra poco usciranno le schede tecniche, quindi avrete anche queste informazioni. E come vi ripeto, sono infiniti i cocktail che si possono creare con tutti i prodotti. Voi immaginate che la linea Sim è composta all'incirca da 20 prodotti, 20 referenze, 20, massimo 22 referenze, mi sembra. Quindi 22 referenze moltiplicate tra di loro possono creare un'infinità di cocktail. Applico sia nella parte interna che nella parte esterna. Il taglio naturalmente si può asciugare sia riccio, liscio, mosso, come si vuole, con styling termico. Su qualsiasi tipologia di capello, naturalmente bisogna sempre valutare la texture, ma su qualsiasi tipologia di capello si può fare. Naturalmente, se ho capelli molto fini, la texture sarà più attenta, se ho capelli più grossi, la texture sarà più profonda, più intensa. Quindi, in base a quello che io trovo. Naturalmente quello che io volevo ottenere è del volume sopra è leggermente svuotato nella parte sottostante. Poi possiamo modificare anche le lunghezze, quindi avere altre forme. Asciugo. Asciugherò con la spazzola piatta, naturalmente asciugherò il liscio. Sulla parte sottostante non voglio volume, asciugherò dall'alto verso il basso. Sulla parte sovrastante voglio volume, asciugherò dal basso verso l'alto. La spazzola piatta e il foam si muovono sempre insieme, uno vicino l'altro, non mai il foam fermo e la spazzola che si muove. Una volta che entro con la spazzola devo uscire, quindi devo chiudere le punte. Non posso fare questo e lasciare, questo e lasciare. No, devo chiudere le punte. Utilizzo il Crystal Serum come finish per dare lucentezza e separazione alle punte. Ridivido in due la capigliatura e vado sotto a togliere il volume con le mani. Vedete, sotto vado a togliere il volume con le mani, inserisco le mani, mentre sopra lavoro dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Poi naturalmente questo si può enfatizzare, si può anche diciamo,
enfatizzare meno, quindi in base a quello che noi vogliamo ottenere su chi lo stiamo facendo, possiamo ottenere dei risultati diversi. Per finire, latta, forma e volume. Naturalmente voglio, vabbè, ringraziare tutta l'azienda, ma soprattutto voglio dire una cosa bellissima, che siamo stati per circa 1 mese e mezzo, 2 mesi, veramente uniti. Vi ringrazio perché ci siete stati in questo percorso. Ringrazio naturalmente tutta la Pharmavit che me lo ha permesso. Non voglio dare un saluto così, nel senso se poi ci rivediamo, quindi diciamo che è un ciao e un arrivederci perché penso che almeno un piccolo dibattito lo possiamo fare oppure parlare tra di noi. Quindi adesso ci inventeremo qualcosa per i prossimi giorni. Aspettiamo il decreto del 4 maggio e poi ci si risente. Ok, un bacio a tutti e grazie.